Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix. Oggi vi volevo parlare un po' della televisione. Voi direte: ma perché della televisione? Allora, tanti anni fa, quando tu accendevi il televisore, c'era comunque sempre qualcosa da vedere, no? Sulla Rai le solite cavolate, quiz, tutte queste cose qua. E poi passai alla Mediaset e comunque c'era sempre qualche bel film e così. Poi con gli anni, cosa è successo? Con la nuova tecnologia, se avevi il televisore ancora con il tubo catodico, cioè quello non come questo qua ultrapiatto, ma quelli col cassone dietro, dovevi comprarti il decoder perché la nuova tecnologia, se non avevi questo decoder, non potevi più vedere la televisione, ok? Quindi era il digitale terrestre, queste cose qua. E va bene, allora quindi ci siamo muniti anche di questo decoder per vedere la nostra televisione, per non buttarla via. Boh. Poi, ovviamente, cosa succede? Che metti caso che la tua vecchia televisione si rompe perché ha tanti anni, allora ormai quei televisori lì non esistono più perché sono degli anni 80, se anche prima, e vai a comprare uno di questi televisori qua ultrapiatti che hanno già il digitale terrestre al suo interno. Quindi tu arrivi a casa, lo accendi, gli fai la configurazione dei canali, tutto quanto, poi tu speri, come una volta, di vedere tutti i canali dei bei film, perché poi con questo digitale terrestre hanno aggiunto tanti canali, ci saranno più di 1000 canali di tutto e di più. Quindi uno dice: mica, c'ho il digitale terrestre, come per dire, non è, però è come l'antenna parabolica che ti dà tanti canali, no? E puoi vedere tante cose. Fosse così sarebbe bello, perché adesso vi faccio vedere, partendo proprio dalla Rai fino ad arrivare dopo la Mediaset. Allora, accendiamo il televisore intanto, tanto fa in fretta. Questo è Smart TV, quindi questa è la Rai e abbiamo un film. Rai 2, abbiamo, non so cos'è, sempre quelle specie di fiction, blu, non lo so. Comunque una cagata. Rai 3, un'altra cagata. Che parla di cibo. Abbiamo Rete 4. Adesso vabbè, pubblicità. Canale 5. Ecco, Canale 5, le solite boiate delle telenovele. Italia 1, sono un po' lontani da qua. abbiamo un altro specie di film, ok? Adesso partiamo con i canali dopo la Mediaset, però tolgo l'audio. Andiamo dopo Italia 1, dopo la Mediaset, vediamo cosa c'è. La 7, abbiamo il canale la 7. Boh, questo è già il primo telegiornale. E vabbè, ci può stare, va bene, una cosa importante, va bene. Poi andiamo su TV8, prima televendita. TV8, abbiamo la prima televendita che parla dei materassi, cuscini, che cavolo è. Poi il 9, qui forse c'era un film, caso strano. Andiamo avanti. Televendita dei materassi, canale Italia 11, c'è sto cretino che parla, sempre, tutti i giorni, a tutte le ore, un'altra televendita sempre dei materassi che sarà la stessa di quella di prima, poi un'altra televendita sulle Polaroid, che cavolo è, prima antenna, un'altra televendita, cioè. Ragazzi, io mi fermo qui perché tanto si è spento. È tutto così.
tutti i canali fino ad arrivare, che ne so, al millesimo canale. Sì, qualcheduno ci sarà di mezzo un film, qualcosa, ma sono tutti così, trattano solo pubblicità. Se tu metti un canale dove c'è una pubblicità di materassi e stai lì e, vuoi as e aspetti che finisca per vedere che poi c'è un film, no, sta solo quelle pubblicità lì. Quindi, poi tra l'altro cosa hanno fatto? Facendo tutte queste cavolate qua, digitale, cosa meno, io la penso così, sono subentrati degli abbonamenti per vedere i film, tipo Netflix e Infinity, ok? Tanto è vero che io mi sono iscritto a Netflix perché in televisione non c'è mai nulla da vedere, ti rompi solo le scatole. Su Netflix almeno sì, è vero, paghi ogni mese una quota, hai fino a un tot di dispositivi, cioè nel senso ci sono varie offerte, mi sembra a un dispositivo, a due, a tre e a quattro, se non mi ricordo. Io ho fatto l'ultima offerta con quattro dispositivi, pago adesso quasi 16 euro, ma sono in Ultra HD, quindi i film si vedono bene. Poi ognuno può scegliere la sua tariffa che vuole, anche in HD, Full HD, e spende un po' di meno al mese. Io per 16 euro, anzi prima costava 15 euro, 14 euro 99, adesso 15 euro 99. Però ho tutto, abbiamo le serie TV, abbiamo i film, abbiamo i cartoni animati, abbiamo la sezione per i bambini se avete dei bambini, c'è tutto. Perché ormai su questi televisori, ragazzi, puoi vedere dalla Rai 1 al canale Italia 1. Boh, tutti gli altri ce l'hanno messo in quel posto. Secondo me è così, ce l'hanno messo in quel posto. Noi compriamo dei televisori così, grossi, che siano piccoli, quello che è. E poi se, ecco, esempio questo qua è Smart TV, ok? Quindi io mi posso collegare a internet, ho scaricato Netflix e mi guardo i film. Ma chi non vuole lo Smart TV, che non ha la connessione internet in casa, è costretto a vedersi i soliti canali, ma non c'è mai nulla da vedere. Cioè ti devi adeguare. Una volta, ragazzi, facevano i bei film di Lino Banfi, Bud Spencer, Paolo Villaggio, tutti questi personaggi. Adesso non c'è più nulla, vedi solo più film di sparatorie, che si ammazzano, non ci sono più i film di una volta divertenti, cioè non c'è più un cavolo. Comunque, ragazzi, questa è stata la ho voluto dirvi un po' la mia idea di come siamo arrivati oggi con questa tecnologia del digitale terrestre, dei televisori, con queste cose qua al loro interno, no? Per far vedere meglio la televisione, che poi invece non si vede mai nulla. Ad esempio, io il canale 8, non so perché, sia di qua che in cucina, a volte decide di non funzionare e alla sera così, come per magia, funziona di nuovo. Boh, cose strane della vita, non si sa mai, non so come mai. Comunque, vabbè. Spero che, ragazzi, il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. Anzi, ditemi la vostra, cosa pensate di questa nuova tecnologia che ormai è da anni nelle nostre case. Come l'avete presa voi? Come vi sembra questa cosa qua del digitale? Per me è una cazzata. Comunque, con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli, e iscrivetevi al canale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.